Le ville storiche del lago di Como sono disseminate sulle sue sponde come gemme rare. A renderle famose e così ammirate è la tradizione di inventiva e di eleganza architettonica che valorizza in modo sempre nuovo e diverso l'habitat naturale in cui si collocano. Le ville più prestigiose sfilano sotto il nostro sguardo come una parata di stelle, con i loro giardini di favola. A partire dal più suggestivo di tutti, quello della Villa del Balbianello, sulla punta del piccolo promontorio di Lenno, di fronte a Bellagio. La villa fu costruita alla fine del Settecento per volontà di un cardinale, Angelo Maria Durini, un prelato che amava l'arte, l'ozio intellettuale e le buone letture. Qui era spesso ospite il grande poeta Giuseppe Parini, che non mancò di dedicare al cardinale un'ode dal titolo significativo, La gratitudine. Il giardino a terrazze della Villa del Balbianello è un vero capolavoro. Villa Carlotta, costruita alla fine del Seicento a Tremezzo in un'accogliente conca naturale tra riva e montagna, è certamente una delle più conosciute e visitate ville del lago. Villa Carlotta è una vera e propria struttura museale che deve il suo grande patrimonio di arte alla intraprendenza di Giambattista Sommariva, un fine collezionista che la volle impreziosire con opere di grandi artisti. La ragione per cui divenne, da allora, una delle tappe obbligate del Grand Tour. Sono le sculture del periodo neoclassico i pezzi d'arte più ammirati a Villa Carlotta, nel segno di Thorvaldsen e soprattutto di Antonio Canova. Il Palamede, un capolavoro del grande scultore italiano, è collocato in una sala con quinte a specchi che ne esaltano la straordinaria perfezione formale. Di Canova troviamo qui altri lavori in gesso, stupendo il modello originale della Musa Tersicore, ed una bellissima copia coeva di Amore e Psiche di Adamo Tadolini, suo allievo prediletto. C'è da ammirare un quadro che ha fatto epoca. L'ultimo addio di Romeo e Giulietta con il celebre bacio, che si deve al pennello di Francesco Hayez, un'icona dell'Ottocento italiano. Ci lasciamo negli occhi le immagini di Villa Melzi, con il suo elegante e sobrio disegno a sud della zona abitata di Bellagio, e quelle del giardino di Villa d'Este, conosciuta anche per i suoi celebri convegni internazionali. Ci accoglie la maestosità di Villa Erba nei pressi di Cernobbio, che è stata di proprietà dei Visconti di Modrone e che a lungo è stata frequentata da quel grande regista che risponde al nome di Luchino Visconti. Qui e nelle altre ville del lago sono state girate scene di film che hanno fatto la storia del cinema mondiale. Atmosfere magiche di un lago che sempre più viene scelto come buon ritiro dalle stelle di Hollywood.